Un saluto da Dottor Palma, Assessore Turismo Dentale, Dentisti in Moldavia. In questo video vediamo quelli che possono essere i difetti ossei presenti nella bocca dei pazienti e come noi approcciamo la ricostruzione dell'osso in quei pazienti che hanno subito dei gravi danni e devono riabilitare completamente la bocca. Partirei da quella che è la struttura della base ossea, dell'anatomia della bocca del paziente. Fondamentalmente la bocca è fatta da denti che stanno dentro a delle basi ossee. Queste basi ossee sono per la parte superiore la mascella e per la parte inferiore invece la mandibola. La mandibola è fatta pressappoco così. Okay, questo è l'osso della mandibola, invece la mascella fondamentalmente è fatta così, qua ci sono praticamente dei seni, dei vuoti che sono le cavità dei seni mascellari, questo invece è il terzo vuoto, la cavità del nasale. Cosa succede? Quando un paziente ha ancora tutti i denti nella bocca, questi sono per esempio i denti superiori e questi sono i denti inferiori, ha ancora le radici che stanno all'interno dell'osso della bocca del paziente. Lo stesso vale per la parte inferiore e per quella superiore. Ah, dimenticavo, strutture importanti sono il nervo mandibolare, inferiore di destra e di sinistra. Questi sono dei nervi che innervano poi anche metà labbro di destra e metà labbro di sinistra, non solamente i denti. Queste radici fungono praticamente da ancoraggio dei denti all'interno dell'osso. Quando noi perdiamo i denti, non perdiamo solamente la parte visibile del sorriso, ma soprattutto perdiamo la parte che sta dentro all'osso, che sono le radici. Quando noi perdiamo le radici, supponiamo che questo è l'osso e qua c'è un dente, ok? E noi togliamo il dente, ci ritroviamo a un certo punto un vuoto all'interno dell'osso. Questo vuoto è una zona dove si raccoglierà poi che cosa? Dopo l'estrazione il sangue. Quando il sangue si raccoglie all'interno di questo vuoto, dopo un tot di mesi, circa 1 o 2 mesi, tempi di guarigione di una frattura, si trasforma il coagulo del sangue in nuovo osso. Quindi ci ritroviamo ad avere un osso che è nuovamente rigenerato grazie al sangue. Il sangue ha tutti gli elementi che servono a autorigenerare i tessuti. Il sangue si è visto che alla fine c'ha tutto il succo della vita all'interno, non serve altro se non semplicemente lasciare il coagulo dopo l'estrazione dei denti stabile, di modo che una volta estratti i denti l'osso viene riformato. Quello che si può avere è una retrazione dell'osso, ovvero l'osso non è più alto come era in origine, ma si contrae. Quando si passa molti anni senza i denti, e magari anche, no magari, e quindi anche senza le radici, quello che succede è che il paziente mette magari sopra per appoggio delle dentiere, delle protesi mobili. Queste dentiere, sbatti oggi, sbatti domani, vanno pian piano a far riassorbire sempre di più l'osso. L'osso sale, 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 finché si avvicina alle zone vuote sotto che abbiamo sotto gli zigomi, che si chiamano i seni mascellari. I seni mascellari sono questi qua. Cosa succede? Quando il paziente rimane tanti anni senza i denti, ci ritroviamo un paziente che ha veramente poco osso e andare a rimettere impianti dentali in queste situazioni diventa veramente difficile. Praticamente le zone di osso disponibile sono questa e questa qua. Questa premessa perché? Perché vedremo in questo video come noi possiamo agire per rimettere i denti in situazioni come questa. Nella parte inferiore, quando noi invece perdiamo i denti e quindi perdiamo anche le radici, abbiamo un assottigliamento ulteriore anche qui dell'osso. L'osso nelle porzioni posteriori va praticamente a sfiorare
il nervo mandibolare. Qua noi non abbiamo altezza sufficiente per poter mettere impianti dentali, ma la zona disponibile è praticamente questa zona anteriore. In realtà ho fatto il nervo un po' più lungo, il nervo in genere arriva qua, tra il primo e il secondo premolare inferiore, quindi in realtà la parte disponibile per mettere impianti è un pochino più estesa. Come capiamo, ci possono essere diversi tipi di riassorbimento osso. L'osso può essere alto, può essere medio oppure può essere molto basso. Lo stesso qui sopra, l'osso può essere in una situazione intermedia, un osso bello pronunciato oppure un osso completamente riassorbito. L'osso poi va visto nelle tre dimensioni. Noi stiamo guardando l'aspetto bidimensionale delle basi ossee, ma in realtà l'osso non è solamente alto, bisogna vedere anche quanto è spesso. Se noi dobbiamo mettere un impianto dentale che è largo quanto l'osso, capiamo bene che c'è il rischio che o buchiamo l'osso oppure che l'osso si spacca. Allora bisogna fare un TAC tridimensionale, che è l'esame per eccellenza che serve a valutare la qualità dell'osso. Quando noi facciamo un TAC tridimensionale vediamo esattamente nelle tre dimensioni dove sono le zone in cui è possibile mettere impianti dentali, ma soprattutto andiamo a vedere la densità ossea, che è un concetto veramente veramente importante e determinante quando si fanno riabilitazioni su impianti dentali. Voi immaginate l'osso, ti do del tu, anzi te immagina l'osso in sezione. L'osso all'interno non è compatto, non è un monoblocco, non è un pezzo di gesso. All'interno c'ha dei vuoti, c'ha delle celle vuote di aria, è un po' come una spugna. E a seconda della zona della mandibola, della mascella, la densità delle bolle d'aria cambia. Per esempio, la zona più compatta nella bocca è questa, è quella del mento, la zona mentoniera. Tra una fuoriuscita del nervo e l'altro c'è l'osso veramente più duro, più compatto, dove le bolle sì ci sono ma sono piccole e rade. Invece l'osso posteriore, delle zone posteriori, è un osso con celle più espanse, celle più grandi, oltre che più che maggiori in quantità di numero. L'osso invece superiore è un osso che per natura è molto più spugnoso della mandibola. In genere l'osso peggiore è quello superiore. Noi quello che consigliamo ai pazienti è quello di fare mai meno di 6 impianti nella parte superiore. Nella mandibola abbiamo poi che cosa? Delle zone che si possono ricostruire con l'osso e delle zone che non si possono ricostruire con l'osso. Noi abbiamo poi nella parte superiore invece delle zone che quasi sempre andiamo a ricostruire, come per esempio i seni mascellari, perché questo ci permette di espandere la zona disponibile per poter andare a mettere impianti dentali. Noi andiamo a sollevare il pavimento del seno mascellare e quindi in realtà la zona disponibile per mettere impianti dentali diventa praticamente questa. Una zona molto più ampia per mettere impianti dentali che noi possiamo sfruttare per fare le nostre riabilitazioni con 6, con 8 impianti dentali. Quando un paziente per esempio non vuole fare la ricostruzione dell'osso, allora ci ritroviamo in situazioni un pochino più limitate. Questo per esempio è il seno mascellare, questa è la cavità del naso, questo è l'altro seno mascellare, questa è la quantità di osso disponibile. Vediamo che qua l'osso è praticamente magari 2 mm, questa altezza qui, e l'impianto dentale che noi dovremo mettere è un impianto dentale di 8 mm, ok? In questi casi l'unica zona che noi abbiamo per poter mettere impianti dentali è questa che ho evidenziato qui, questa che ho evidenziato qui, talvolta questa e talvolta questa zona qui. Delle volte anche così, in queste zone, se c'è abbastanza disponibilità ossea anche in questa parte anteriore.
L'ideale è quello di non mettere impianti dentali inclinati, queste poi saranno le connessioni che fuoriescono dalla gengiva. Su queste connessioni poi si vanno a posizionare tutti i denti artificiali avvitati, fissi. L'ideale è avere gli impianti dentali dritti. Per avere gli impianti dentali dritti, non inclinati, è necessario innestare l'osso, come dicevo, in queste zone, nei seni mascellari, andare a avere tutta una porzione di osso nuovo nel quale immergere gli impianti dentali in maniera dritta. Va da sé che l'impianto dentale posizionato in certe condizioni, quindi in maniera dritta, è una struttura che scarica in maniera parallela al proprio asse le forze di masticazione. Ricordo che le forze di masticazione possono arrivare fino a 900 newton nelle zone posteriori, sono delle forze veramente veramente grandi. Basti pensare che noi con la dentatura naturale, se qua mettiamo una coscia di pollo, noi spacchiamo anche l'osso con i molari. Figuriamoci se mettiamo plastica in questa zona, non si spacca l'osso, si spacca la plastica. E non avendo gli impianti dentali, quel sistema di feedback che dice al cervello, ok, questo dovrebbe essere il cervello, che dice quanto forte stiamo premendo, è facile che le protesi vadano incontro a rottura, oppure peggio, le zone di connessione degli impianti possono andare incontro a rottura. La logica di ricostruzione di una bocca deve partire da qua. Si tolgono i denti, va bonificata la bocca, bisogna ragionare su come ricostruire le basi ossee. Non ho parlato della mandibola, ma la faccio semplice: nella mandibola, in caso di grave atrofia, l'unica zona è quella anteriore che si può usare, e qua dobbiamo per forza di cose delle volte utilizzare degli impianti inclinati che evitano di perforare il nervo mandibolare. Allora si mettono altri 4 impianti dentali dritti nella parte anteriore, andiamo poi a montare sopra tutti i denti artificiali. Se c'è osso, noi dietro preferiamo metterli chiaramente gli impianti. Se l'osso è poco, si mettono degli short implant, degli impianti che sono un po' più corti. Se l'osso invece è sottile, si mettono dei mini impianti sottili, oppure si va a semplice a fare la cosiddetta split crest. Un osso può essere largo come questo oppure sottile. In questi casi che si va a fare? Si va a tagliare l'osso e si va ad aprire l'osso. Cosa succede? Che noi ci ritroviamo un osso praticamente di questo tipo, qui in mezzo ci va il sangue con l'impianto dentale incastonato, e ci ritroviamo che il diametro è aumentato attraverso questa split, questa divisione dell'osso. Questo è l'intervento di split crest che viene fatto talvolta in questa zona qua anteriore. Nei prossimi video vedremo invece quella che è la logica degli impianti dentali che si scelgono nell'osso, da impiantare nell'osso. Per ora un saluto da Dottor Palmas, SOS Turismo Dentale, Dentisti Moldavia. Vi ho spiegato l'importanza della ricostruzione dell'osso per evitare impianti dentali inclinati. A presto.